Grazie per essere intervenuti a questa conferenza stampa alla quale il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il Presidente della RAI, Marcello Foa, illustreranno i contenuti del programma di eventi culturali che partirà il 2 febbraio qui in Senato e che è il frutto di un protocollo di intesa che è stato firmato a dicembre, appunto, tra il Senato e la RAI. Alla fine degli interventi del Presidente del Senato e del Presidente della RAI ci sarà spazio per delle domande solo su questo argomento per avere maggiori informazioni. Quindi do subito la parola al Presidente del Senato perché cominci a spiegarci un po' i contenuti di questo evento. Buongiorno a tutti. Questa è una iniziativa che è una prosecuzione, un arricchimento rispetto a quello che già il Senato è e ha costituito nel tempo, nel senso che il Senato è sempre stato un punto di riferimento culturale, pensiamo all'archivio storico, pensiamo alla biblioteca, alle mostre e ai vari, varie conferenze e al concerto tradizionale del Natale. Questo vuole essere una sorta di completamento grazie a una collaborazione che abbiamo fatto attraverso la firma di un protocollo nel dicembre dello scorso anno con il presidente Foa, l'amministratore delegato Salini. Quindi con la RAI proprio per mettere insieme idee e valori. Il 2 di febbraio si parte. Il 2 di febbraio si parte con un concerto e un concerto con l'orchestra dei giovani, l'Orchestra Junior del Santa Cecilia, qui ringrazio il sovrintendente Dall'Ongaro per la collaborazione, e un concerto che dà il via ad una serie di iniziative di carattere culturale che vogliono portare alla conoscenza del nostro grande patrimonio culturale e artistico. Noi proporremo vari avvenimenti perché ogni sabato, primo sabato del mese, qui il Senato si apre ai cittadini per la visita del palazzo. A questo si aggiungerà un evento. Dalle 11:30 alle 12:30 all'una ci sarà un avvenimento particolare e questo ha anche un altro significato, quello di aprire ancor di più, avvicinare ancor di più le istituzioni ai cittadini e quindi il Senato diventa una sorta di veicolo attraverso il quale si favorisce la conoscenza delle eccellenze italiane. Noi siamo orgogliosi del grande patrimonio che abbiamo, spesso non conosciamo la grande forza delle nostre energie, dei nostri geni, dei nostri giovani, e anche questo è un modo per dire loro che avvicinarsi alla cultura può servire anche a progettare di più e meglio il loro futuro. Ringrazio il Presidente, ancora una volta il Presidente Foa, perché ci dà la possibilità e ci dà attraverso un servizio pubblico di mostrare quello che noi abbiamo e di mostrarlo qui in Senato. Abbiamo scelto l'aula del Senato perché è il simbolo delle istituzioni.
E quindi dà diciamo anche enfasi, maestosità a questa iniziativa. Io vedo che quando arrivano le persone e visitano il Senato, provano quando entrano in aula questa una grande emozione, l'emozione che le istituzioni danno. E quindi la scelta dell'aula dipende anche da questo, dal fatto di rappresentare le nostre eccellenze in una cornice di grande autorevolezza. Quindi io passo la parola, passerei al Presidente che ci ha dato la possibilità di realizzare questo, attraverso la firma di questo protocollo, queste iniziative che io reputo preziose anche per i nostri giovani. Ringrazio Presidente Casellati per le sue cortesi e molto gradite parole. E io direi che la RAI, parlo anche a nome dell'amministratore delegato Fabrizio Salini, è davvero lieta di sostenere questa iniziativa. L'impressione che abbiamo è che nel Paese ci sia un bisogno molto sentito di conoscere meglio le istituzioni, al di là di quella che è la facciata o semplicemente l'immagine che vediamo quasi ogni giorno del dibattito politico in aula. E il poter aprire un posto meraviglioso come questo a tutta la cittadinanza e in particolare direi ai giovani è un'iniziativa molto bella, perché solo entrando qui dentro si capisce l'importanza simbolica e non solo simbolica di un'aula del Parlamento, in particolare in questo caso del Senato. Per cui il fatto di poter accedere con emozione, perché effettivamente è emozionante entrare nell'aula del Senato, a chiunque, a un cittadino semplice, è un gesto molto bello, molto democratico, molto autentico. E quando la Presidente Casellati ci ha quest'autunno, anzi ai primi di dicembre, ci ha posto questo suo desiderio, sia Salini che sottoscritto, non abbiamo avuto esitazione, abbiamo detto sì, è una bella iniziativa, merita di essere incoraggiata, e per questo abbiamo firmato questo protocollo che tra l'altro vedrà presente anche molto RAI Cultura, RAI Parlamento. È un gioco di squadra della RAI che direi per un'iniziativa veramente meritevole. E l'auspicio è che possa diventare una bellissima tradizione per chiunque abiti a Roma, ma soprattutto anche per chi viene a Roma in visita. Sappiamo quanti giovani, quanti turisti ci sono a Roma, ecco, poter dire al sabato si va in Senato, che può sembrare quasi così una, vai al bar o vai alle abitudini, ecco, se diventasse un'ambizione condivisa, direi che l'obiettivo che ci ha delineato il Presidente Casellati verrebbe raggiunto, e noi in quanto RAI potremmo fare senz'altro molto, sperando che sia un'iniziativa davvero di successo e apprezzata da tutti. Grazie. Avete delle domande sul tema che è stato illustrato finora? Nessuna domanda. Esaustivi. No, forse sì. Perché le chiedo proprio la musica? Avete scelto come filo conduttore? Non ci sarà solo la musica. Apriamo con un concerto con i giovani appunto dell'Accademia di Santa Cecilia, che è una tradizione prestigiosa. E nei vari mesi, perché sarà il primo sabato di ogni mese in corrispondenza con l'apertura al pubblico, come dicevo prima, la cultura nelle sue varie articolazioni. Cominciamo con la musica e finiremo a dicembre con la musica, e negli altri mesi ci saranno altre rappresentazioni di carattere culturale, quindi non è solo musica, ma è l'eccellenza italiana nelle varie articolazioni della cultura. Posso aggiungere, è significativo, direi un omaggio che abbiamo reso al Senato, ma in genere alle istituzioni, il fatto che la RAI, come sapete, Radio 1,
a mezzanotte ogni sera trasmette l'inno nazionale, e dal 1° gennaio noi trasmettiamo l'inno nazionale, che è stato registrato in occasione del concerto di Natale lo scorso 15 dicembre, se non ricordo male. E 16. Delle, 16 era, sì, 15 era un'altra. 16 dicembre è stato un concerto molto bello, che ha richiesto tra l'altro un impegno molto intenso da parte della RAI, che il giorno prima, il 15, ha registrato ad Assisi il concerto mandato poi in onda il giorno di Natale, il 16 è venuta qui in formazione ridotta, però è stato un evento talmente bello, un'interpretazione dell'inno nazionale nell'Aula del Senato assume un significato particolare di vicinanza nei confronti dei cittadini e nei confronti anche delle istituzioni. Per cui abbiamo deciso di trasmettere per tutto l'anno questo inno nazionale, direi che così è una piccola novità che incoraggia questo rapporto che secondo noi è fiduciario, deve essere di grande fiducia tra i cittadini e le istituzioni. Quando viene a mancare la fiducia, viene a mancare quel che è il fondamento di una democrazia, perché senza fiducia reciproca, senza il credere nelle persone che vengono elette affinché rappresentino il popolo, i cittadini, le democrazie non sono più tali e sorgono dei problemi che sono molto gravi. Questi sono piccoli gesti simbolici rispetto ovviamente all'importanza anche delle tematiche che vengono affrontate nell'aula, ma anche coi gesti simbolici spesso si possono costruire dei percorsi positivi, e per cui noi ci associamo al desiderio e alle intenzioni del Presidente Casellati. Se non ci sono altre domande, se non volete... ecco. In che cosa si sostanzia? Voglio dire, ci saranno iniziative che verranno trasmesse in diretta o comunque verranno proposte nei vari canali? Sì, tutto quanto è possibile per diffondere, poi le modalità di volta in volta verranno concordate con Rai Cultura e Rai Parlamento. Però ovviamente, essendo servizio pubblico, è da un lato mettere a disposizione, come facciamo regolarmente, la possibilità di testimoniare quanto è avvenuto, qui registrare, se non quando si è in diretta, quanto avviene, è molto importante. E poi diffonderlo nel modo più appropriato. Ecco, io direi che oggi i grandi media hanno il problema di raggiungere i giovani, e in fondo anche le istituzioni hanno questo problema. Il fatto di poter far parlare delle istituzioni attraverso iniziative culturali variegate, a me colpisce molto l'elemento della musica, no? Per cui la musica parla a tutti ed è universale ed è quasi sempre anche apolitica. Questo è molto importante, molto bello. Per cui noi faremo di tutto affinché quanto avviene in aula possa essere apprezzato e fruito anche fuori dall'aula attraverso i nostri canali. Tra l'altro vorrei aggiungere, c'è in prima serata in Rai una fiction che parla proprio di giovani talenti e di ragazzi che sono musicisti, non sono attori, protagonisti, la Compagnia del Cigno, e io sono grata alla Rai perché... pensare ad una fiction che parli di musica classica quando normalmente nella vulgata comune si ritiene che la musica classica appartenga soltanto alle vecchie generazioni, e questo è un grande insegnamento che un servizio pubblico ci offre, perché è un messaggio che si dà di questo interesse dei giovani alla musica, e significa anche avvicinarli, perché la cosa straordinaria è questa, che quando magari uno assiste ad un concerto o ad un pezzo d'opera, i giovani escono dicendo: beh, io forse non pensavo mi piacesse così tanto. Allora, fornire elementi di conoscenza, io penso che possa essere un elemento utile. Diciamo, la RAI questo lo sta facendo, questa promozione della cultura, dicevo, in tutti i suoi aspetti. Noi abbiamo molto da offrire, perché ovunque io volga lo sguardo, nei viaggi, negli incontri anche delle persone che vengono
dagli ambasciatori, i primi ministri, l'estero, di noi hanno una stima e un'idea molto più alta di quella che abbiamo noi di noi stessi. E allora noi dobbiamo avere questa consapevolezza di tanti talenti che ci sono, che danno una grande fiducia nel futuro, e che questo rappresenta l'orgoglio italiano. Se non ho qualche altra domanda? Beh, direi grazie allora a tutti per essere intervenuti, grazie al Presidente del Senato e al Presidente della RAI per questa ottima illustrazione. Buona giornata. Grazie. Grazie. Cene private e mi manca molto. Un pensiero consolatorio invece per quello che io ho sempre chiamato il mio ultimo guardasigilli, perché dopo si sono rubati anche i sigilli, che è l'ex ministro ed ex presidente della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Alla Corte Costituzionale, ma lui lo saprà, voi forse no, il busto di Azzaritti da quasi 2 anni è andato in restauro e non è mai tornato. Ci sono tutti i presidenti e ne manca uno. Detto questo, io ho fatto questo libro che è stata un'indagine molto complessa. Io per 7 mesi mi sono chiuso in casa, a parte andare negli archivi. E devo dire che tanti sono i documenti, milioni e milioni di documenti, che sarei andato avanti 2 anni se non avessi voluto fare il libro per gli 80 anni delle leggi razziali. E forse non sarebbe bastato. Perché l'ho fatto? Perché si parla sempre della Shoah, e mi sembra doveroso e giusto, ma si parla molto meno delle sofferenze patite, dei rischi, di quanto è stato portato via a 50.000 ebrei in Italia e di quanto buona parte di questo non è stato restituito. Noi ne sappiamo qualcosa solo dalla Commissione Anselmi, che ha concluso i suoi lavori nel 2001, e da lì c'è ancora moltissimo da fare. L'ho scritto perché volevo sfatare qualche mito. Che le leggi razziali fossero all'acqua di rose, non erano all'acqua di rose, erano durissime e severissime. Che nulla sia successo prima del 43, non è vero. Dal 38 sono successe cose terribili che io cerco di documentare passo per passo. Che gli italiani fossero brava gente, non lo erano affatto. Alcuni di loro si sono riscoperti tali dopo il 43, quando è iniziata la persecuzione delle vite. E le norme del 38 sono evidentemente l'anticamera della Shoah. Ho fatto un conto. Quello che è stato portato via agli ebrei, e in buona parte non restituito, oggi varrebbe 150 milioni di euro, che non sono noccioline. La razzia è stata minuziosa e sistematica. Sono stati portati via e confiscati conti di 1,5 lire in banca, che costava molto di più i bolli e gli atti per confiscarli. Sono state portate via automobili lasciate nei campi senza le gomme, senza le ruote e senza il volante, sono state portate via anche quelle. Sono stati portati via i giochi dei bambini. È stato portato via tutto. Mondadori aveva dei diritti d'autore di Stefan Zweig, che era morto da 2 anni, e di Margherita Sarfatti, che non era più l'amante di Mussolini, era tornata a essere soltanto un'ebrea qualunque. E gliel'hanno portati via. 2.500 lire di diritti d'autore della Sarfatti. Per gestire e vendere i beni ebraici viene fondato un ente apposta che si chiamava Egeli, ente gestione e liquidazione, parentesi, dei beni ebraici, perché serviva solo per quello. Nel dopoguerra gli daranno anche quelli dei nazisti. Nel dopoguerra. L'Egeli viene abolita dal ministro Ciampi all'epoca nel 1997. È stata messa in liquidazione nel 1957, cioè è durata un sacco di anni. Questo è uno dei tanti inventari
dei beni ebraici. Si facevano gli inventari di tutto quello che avevano gli ebrei. Questo è di una signora, la signora Hanbury, che è una di quelle che hanno contribuito a fare i famosi giardini Hanbury di Ventimiglia. Non deve stupire che Legeli sia stata cancellata nel 1997. La legge sui piccioni viaggiatori, vi è già stato detto, è mutata nel 2008. Ma fino alla legge Bersani del 1997, i professionisti ebrei non potevano riunirsi in un gruppo organizzato per fare uno studio. Era ancora vietato. La progressione e la severità di queste norme sono allucinanti. Io ho cercato di non parlare di deportazione, però ogni tanto, inevitabilmente, è impossibile che in questa vicenda non torni dentro anche la deportazione. Il primo dei deportati è una cartina di tornasole per queste vicende di confische, di sequestri, di cose non tornate. Eccolo qui. Si chiamava Renzo Carpi, di origine mantovana, trasferito a Bolzano. In questa foto, che di qualche anno prima, manca l'ultima sua figlia, Olimpia, che è stata portata via quando aveva 3 anni, quindi questa foto è quantomeno di 3, 4, 5 anni prima. Il ragazzo che vedete in mezzo, Alberto, aveva 17 anni. Bene, Renzo Carpi e tutti i suoi vengono arrestati il 9 settembre, il giorno dopo l'armistizio, il giorno dopo l'8 settembre. Alberto era sceso in strada a festeggiare l'armistizio. La mattina del 9... un fascista, non un nazista, lo prende, lo corca di botte, come dicono a Roma, va a casa, prende suo padre, li porta in gendarmeria. Spariranno tutti nei campi. Dopo che Renzo e i suoi sono già morti, la burocrazia fascista si accorge che a Mantova aveva una casa, quella del padre, ne aveva i 3/4, un quarto era di sua madre. E quindi sequestra e confisca i 3/4 della casa. Nel frattempo era successo che Renzo Carpi, che qualche soldo facendo il commerciante l'aveva messo da parte, avesse cercato, vicino a Bolzano, a Eppan, a Piano, di comprare dei terreni per farne dei vigneti. E aveva versato un anticipo, un quinto della somma. Il prefetto si è ricordato che la legge proibiva agli ebrei di acquistare o di vendere dei beni e quindi gli ha preso questa somma e l'ha incamerata. Verrà restituito nel 1957, 12 anni dopo la fine della guerra. Tutto quello che era nel suo negozio è stato venduto ed è sparito. Quello che ci resta della famiglia di Renzo Carpi sono 5 pietre che vedete qui, poste da Gunther Demme. A novembre 1943, dopo i sequestri di massa operati dal 1938, dopo le discriminazioni di qualunque tipo di posto di lavoro, pubblico, privato, non interessa, qualunque tipo, il più vile, il meno importante, qualunque, dopo tutto questo, nel 1943 gli ebrei diventano nemici della patria. Sono destinati tutti al campo di concentramento, tutti i loro beni devono essere confiscati. È la fine, ci si salva soltanto andando all'estero, qui vediamo un gruppo che scappa in Svizzera, è una foto della Finanza che ringrazio ancora. Scappare non era facile, servivano un sacco di soldi, era legata a una grande fortuna, era una cosa assolutamente clandestina, molto pericolosa. Espatriare costava anche 30.000 lire, che per l'epoca era una buona somma. E c'era un rischio spaventoso di traditori, che incassavano le 30.000 lire e poi andavano a prendere le 5, le 7 o le 10, dipende dai casi, che offrivano i nazifascisti. In Svizzera chi riusciva ad andarci veniva immediatamente internato. È vero che finché era internato un ebreo, Massimo della Pergola, ha inventato il tuttocalcio. Sono assolutamente d'accordo, però forse era più contento di stare a casa sua. Quello che avevano veniva totalmente confiscato. C'è il caso di un gioielliere milanese che arriva con dei gioielli, gli confiscano i gioielli. Alla fine della guerra lui viene liberato e dice bene, ridatemi i gioielli. E la Svizzera dice, beh, intanto sua moglie è stata in ospedale, bisogna pagare l'ospedale.
lei deve pagare tutte le spese di internamento e via elencando. Ma io non ho un soldo. Non si preoccupi, vendiamo i gioielli. Lui si accorda con un amico svizzero perché sia lui a comprare i gioielli, lo scrive. Perché così almeno dopo, tornando a Milano, ritrovo la mia attività, ho i soldi e posso ricomprare da questo mio amico i gioielli. Torna a Milano, logicamente la sua attività non la trova più. La persona a cui l'aveva in segreto confidata se l'era data a gambe e gli oggetti più non c'erano. La figlia è riuscita a avere il rimborso dal tribunale speciale che la Svizzera ha dedicato ai cosiddetti conti dormienti nell'anno del signore, non so quale signore, non mi interessa, 2008. 2008. Questo è quello che succedeva. Un caso, visto che siamo in Senato, il caso della famiglia di Liliana Segre. Senatrice a vita che giustamente Mattarella ha nominato con un atto che fa onore a lui e a noi per gli 80 anni delle leggi razziali. Il papà, il nonno e la nonna di Liliana sono spariti nei lager. Lei è stata sbattuta fuori da scuola. 5 anni più tardi, portata anche lei nei lager. Si è salvata soltanto lei. Il caso del fascicolo di Liliana Segre, della famiglia di Liliana Segre, è eloquente perfino negli spiccioli. Questo è il fascicolo, la copertina del fascicolo, intitolata al nonno di Liliana Segre. Possedevano 6 appartamenti a Milano e possedevano una società, non molto grossa, ma la società c'era. Nel momento in cui viene fatta la confisca, il questore è molto preciso, comunque i questurini scrivono che la ditta non è attiva, per forza erano scappati, e quindi la ditta non poteva essere attiva. Quello che viene portato via, ve lo vorrei dettagliare. I 6 appartamenti rendevano 30.000 lire all'anno. Al ritorno, lo zio di Liliana Segre ne avrà 23 in tutto, per tutti gli appartamenti e per tutto il tempo che è trascorso. Della società le attrezzature erano state vendute in 2 aste dalle Egeli. Verrà consegnato invece della società 5.000 lire e qualche centesimo. Non sarà ritrovato il lettino di ferro per bambola che è nell'inventario di casa Segre e che era uno dei giocattoli di Liliana. Corso Magenta 45, di fianco al Convento delle Stelline, di fianco al Cenacolo, per capirci, a Milano. Tra i resoconti delle Geli, che, ripeto, andrebbero studiati per 2 anni almeno, c'è per esempio quello di un appartamento, secondo trimestre 1940, di 40, non c'era ancora 43, a Positano. Era affittato per 500 lire al mese questo appartamento ed era di un ebreo. E quindi gli hanno portato via l'appartamento e prendeva la gestione e veniva data alle Geli e poi le Geli la trasferiva a una delle 13 banche che ha utilizzato in Italia. 513 lire erano le spese di gestione di quel trimestre, un terzo dell'affitto. Poi c'erano 3 lire e mezzo per un pacco postale, 229 lire e 45 centesimi per un viaggio di un funzionario del Banco di Napoli da Napoli a Positano, se per mangiare con l'amorosa, fare un bagno o guardare la casa, io non lo so. Poi c'erano le spese per l'avvocatura dello Stato, poi c'erano le spese per il contratto. Insomma, morale della favola, le uscite, secondo Egeli, coprivano oltre la metà dell'affitto. 683 lire in 3 mesi e 45 centesimi per manutenzioni, 19 lire e 65 per assicurazioni. E poi per fortuna c'è una nota, la pulizia del pozzo risulta pagata dalla duchessa di Calabritto. Così non hanno dovuto metterla in conto all'ebreo che era proprietario della casa e che lo usava. Un documento dell'Unione delle Comunità dell'epoca valuta che le spese che Geli metteva in conto, tra un attimo vediamo a chi e come, spaziassero dal 50% fino al 400% degli incassi che riceveva dagli affitti e dalle altre proprietà. Il 400%, 4 volte tanto quello che incassava. E Geli ha richiesto queste spese fino al 1962. Fino al 1962
E Geli voleva le spese di questi soldi da chi era proprietario degli immobili che sono stati confiscati. Molto non è tornato, molto è stato venduto, questo è l'ordine di sequestro, il bando del sequestro, molto si è disperso, anche i ricordi di casa. Sono state portate via, i verbali lo indicano, anche le mutandine sporche. C'è scritto, portate via 2 paia mutandine sporche. A questo devono essere aggiunti i furti, le razzie, che non hanno un proprietario, non hanno un nome, ma che sono state perpetrate in massa. Questa è una denuncia, è una banca, è l'Istituto San Paolo di Torino che denuncia alle Geli che i beni mobili della comunità di Casale sono stati portati via. E sono stati portati via beni di tutti i tipi, non solo quelli delle sinagoghe, beni di tutti i tipi da ogni casa, da ogni negozio. Un signore che era il suocero di Enrico Fermi e che era un ammiraglio e che era fascista, teneva un diario. L'ultimo giorno, che era la mattina del 16 ottobre, perché lui viene portato via nella retata del 16 ottobre, scrive da casa sua, dicono che stiano portando via la gente. Lui pensava che essendo un ammiraglio ne fosse immune. Dicono anche che non si salvi nemmeno un negozio dalla furia di alcuni nazisti che hanno deviato dalla retta via. L'unica speranza è Mussolini. Speriamo che l'Italia rinsavisca. E dopo poco, logicamente, è stato portato via. Ma lui stesso testimonia che tutto veniva sequestrato. C'è un caso straordinario, una raccolta di argenti. Allora, Alessandro Basevi aveva formato una raccolta straordinaria di argenti antichi. L'aveva murata in una villa, l'aveva nascosta, per una delazione, logicamente, riescono a sapere dov'è, vanno e la prendono e la portano via, i nazifascisti. Viene ritrovata nel 1945 a Verona. I nazisti in fuga l'avevano lasciata lì. Era nata una nuova società, una nuova associazione in Italia, l'ARAR. L'ARAR, che si occupava del recupero e della rottamazione dei beni lasciati dai nazisti, ma anche di quelli lasciati dagli americani che non si riportavano la Jeep vecchia a casa, è stato un ente importantissimo. Ha potuto far ripartire l'economia di questo paese perché ha recuperato un sacco di soldi, li ha tradotti in rottami, li ha tradotti in vendite, li ha tradotti in cose del genere. Pensate un po'. Era presieduta da Ernesto Rossi, uno dei più puri antifascisti che siano esistiti. Bene, a un certo punto, insieme a 750 kg di argento, all'ARAR, arrivano anche gli argenti di Basevi. Basevi li aveva denunciato a tutti, aveva scritto a tutti, guardate che mi hanno portato via gli argenti. L'ARAR faceva un bollettino, che potete immaginarvi cos'era l'Italia del 45, l'Italia del 46, quanti leggessero questo bollettino. Comunque faceva un bollettino in cui diceva, dopo domani faccio un'asta. Logicamente Basevi non viene a sapere di questo. A un certo punto trova uno dei suoi argenti da un antiquario. Si ricompra quell'argento. Comincia a indagare. Arriva a Venezia, dove un antiquario aveva comprato dall'asta dell'ARAR buona parte dei suoi argenti. Un po' li aveva ancora, lui li ricompra, gli altri l'antiquario gli dice dove sono. Insomma, è riuscito a ricostituirsi, ripagandoli tutti, metà della sua collezione. E questo è frutto di un ente assolutamente pulito, assolutamente antifascista, ma è frutto in realtà della confisca che era stata fatta dai nazifascisti prima. Non voglio farvi far troppo tardi, anche perché se no se vi racconto tutto domani mattina vi devo pagare il cappuccino a tutti e vado in malora. Le ultime 3 immagini che vi mostro sono un po' meno tristi, perché non vorrei che ciascuno di noi andasse via con la cappa inevitabile di angoscia che tutte queste cose non possono che suscitare. Nell'analisi di questi archivi che ho fatto in quantità massiccia, ho trovato perfino delle cose divertenti. Perché forse è vero che i treni arrivavano in orario, ma la burocrazia non bastava mettergli l'orbace perché cambiasse. Era sempre quella di oggi, era sempre quella di ieri, è sempre rimasta uguale. Allora, per esempio, ci metteva mesi e mesi e mesi per dare una risposta anche a se stessa, e va bene. Per esempio, c'è un intero fascicolo
in cui si parla di un signore la cui casa era appetita da un ente importante, un ente pubblico, i cavalieri di Malta che la volevano. E si parla di questo signore che è sempre qualificato spizzichino Angelo fu José, con lei lunga. E vanno avanti per mesi con questo spizzichino Angelo fu José, finché arriva un ufficio che, o più intelligente o meglio documentato degli altri, scrive Rectius fu José, perché lo spizzichino Angelo fu José è carina. Quando vanno a fare il sequestro di tutto alla sinagoga di Fiorenzuola, c'è uno splendido verbale che è passato per mille uffici, ma nessuno ha corretto. Si rinvengono numerosi libretti da messa. Vabbè, le cose. Una è questa, il negozio Schostal. Qui lo vediamo ancora dove era adesso lì vicino, ma questa era la sua sede storica a Via del Corso. Forse non tutti sanno la sua storia, ed è una storia commendevole che va assolutamente raccontata. Due fratelli austriaci, Schostal, nel 1870, quando Roma diventa capitale, comprano un negozio e fanno un negozio che si chiama Schostal. E lo fanno dirigere a un ebreo romano che si chiamava Lazzaro Bloch. Nel 1918 i due ebrei austriaci diventano nemici e Lazzaro Bloch compra il loro negozio. Arriviamo al 1938, allora voi pensate che gli ebrei tutto sommato sono rimasti liberi per 80 anni, dall'epoca dei ghetti al 1938. Arriva il 1938, i figli di Lazzaro Bloch, uno riesce a farsi discriminare, insomma, riescono in qualche maniera a conservare il negozio. Vogliono conservare anche il nome. E siccome i nazifascisti, oltre a essere criminali, erano anche gonzi, riescono a far loro bere che questo nome significasse Société Commerciale Hongroise, objet soit toile article Lenage. Era un iniziale e quindi il nome di Schostal è rimasto sempre così. Schostal ha dovuto chiudere durante l'occupazione nazista di Roma, ha riaperto 3 anni dopo, ha messo fuori gli articoli che aveva ai prezzi del giorno prima dell'occupazione nazista. C'ha adesso altri 2 negozi e un negozio dove ovviamente io vado sempre. Memorie personali. Questo signore di sinistra si chiamava Renato Terracina. È stato per molti anni il mio redattore capo al Messaggero. Come tanti si è salvato nei conventi a Roma. Molti si sono salvati nei conventi. Secondo De Felice, 4.450 persone in 180 istituzioni ecclesiastiche. Io ho avuto la fortuna di trovare il diario di una suora di un posto dove ne sono stati salvati 102 di ebrei e ne ho pubblicato dei pezzi perché è una cosa di una bellezza, è inutile che lo racconti adesso, dovrei ripetere le stesse parole e ripeto, domani mattina dovrei pagarvi il cappuccino. Bene, Renato si è salvato a Castel Gandolfo dai fratelli delle scuole cristiane ed era vestito da fratello delle scuole cristiane e mi diceva, mi confortava moltissimo di avere le tavole della legge al collo. Il signore di destra, invece, non quello sopra che è evidentemente il re, ma quello sotto, Amilcare Piperno al Corso. Il signor Amilcare Piperno aveva 3 grandissimi negozi di confezioni e tessuti, una delle più grosse aziende di Roma. Aveva più di 300 dipendenti. E siccome il suo negozio principale era Corso Umberto numero 1, a quello di sopra, che appunto era il re, ha chiesto di poter aggiungere al proprio cognome, come fosse un cognome, un appendice nobiliare, la parola al corso. E da quella volta lui si è chiamato Amilcare Piperno al Corso. Al signor Amilcare Piperno al Corso viene sequestrato tutto. Delle suoi beni si occupava un giovanissimo avvocato, suo parente, che poi è diventato un antifascista fantastico e una persona importante anche nella Repubblica, che si chiamava Enzo Storoni. Enzo Storoni riesce a fare in modo che i negozi di Amilcare Piperno al Corso vengano rilevati dai suoi dipendenti. Non tutti 300, perché 40 erano ebrei, 260. E questo è quello che è successo. Finisce la guerra, i dipendenti con la CGIL chiedono che non venga interrotto questo grande progetto di democratizzazione e che la cosa resti. Logicamente il Piperno era tornato e lo voleva, gli voleva i suoi negozi. Sia indennizzato, fanno un'istanza, se ne occupa il governo.
e nel governo c'è un'unica voce dissenziente al fatto che i beni non restino ai dipendenti. È un ministro che dice non possiamo lasciare i beni, dobbiamo lasciare i beni ai dipendenti, non possiamo lasciarli a questo ebreo perché ora che gli ebrei abbassino la testa e non chiedano sempre tutto. Era 45. Ultima cosa, io non so se George Clooney, che ha comprato questa villa sul lago di Como, che è il suo buon ritiro, ne sappia all'aglio, ne sappia la storia. Se non ce l'ha, per favore, qualcuno gliela racconti. Era la villa di un pittore importante, ci sono suoi quadri nei musei, un importantissimo musicologo milanese, Emilio Vitali, è stata portata via, è stata confiscata, è magnifica, c'ha una darsena per andare, è stupenda. È stata sequestrata, è stata portata via, poi è stata restituita, logicamente, perché gli oggetti di questo tipo venivano restituiti. Quando è morto Vitali, gli eredi l'hanno venduta, chi l'ha comprata l'ha poi fatta acquistare da George Clooney. E così si riscatta un bene ebraico portato via durante la guerra. Grazie a tutti. Le ultime due righe sono la mia mail, garantisco una risposta a chi. C'era Giordana.